continua il coinvolgimento della Federazione Russa nella guerra civile ucraina, coinvolgimento che si è esplicitato attraverso la consegna di un nuovo carico di aiuti umanitari alla popolazione del Donbass. Nei giorni scorsi, infatti, un convoglio composto da 100 automezzi ha scaricato più di 1000 tonnellate di aiuti alla popolazione civile. Secondo il Ministero per le Emergenze russo, tutti i camion sono rientrati nella regione di Rostov dopo aver completamente depositato il loro carico. Il corretto svolgimento delle operazioni di passaggio del confine e deposito degli aiuti è stato verificato sia dai giornalisti che dagli ufficiali della dogana e di frontiera coinvolti. L'operazione, prosegue la nota del Ministero, è stata portata a termine con successo come nelle precedenti occasioni. L'ex primo ministro polacco Donald Tusk, ora a capo del Consiglio europeo, sostiene che la Federazione Russa non rappresenta un partner strategico per l'Europa, ma piuttosto un problema strategico. Tali affermazioni sono state fatte venerdì in un'intervista al giornalista Henry Foy del Financial Times. Evidentemente, secondo Tusk, gli aiuti alla popolazione del Donbass rappresentano una minaccia alla stabilità polacca e continentale più dei colpi di Stato nel cuore dell'Europa portati avanti dai nazisti a guida statunitense con l'appoggio della stessa Unione Europea. Il Parlamento russo si è rivolto allo stesso Consiglio europeo chiedendo di spendersi per la protezione dei giornalisti russi dagli attacchi dei nazionalisti ucraini. Roman Kudayakov ha detto in un'intervista che i principi di democrazia e libertà di parola non sono rispettati in Ucraina. Kiev ha intrapreso un percorso di minacce e di intimidazioni verso tutti i dissidenti. Ha aggiunto inoltre di non essere sorpreso dal fatto che la polizia ucraina ha deciso di non proteggere i giornalisti russi, ma di essere piuttosto scandalizzato dal silenzio complice dell'Europa. A riaccendere l'attenzione su questo argomento è stato il recente incidente avvenuto con la giornalista russa Yevgenia Zmanovskaya dall'agenzia giornalistica Life News, operante a Kiev, che non ha fatto altro che confermare il riacutizzarsi del clima di odio e discriminazione etnica in Ucraina. La giornalista Zmanovskaya ha riportato di aver dovuto sopportare insulti ed umiliazioni dai suoi colleghi ucraini. Ha anche fatto notare che dopo essere stata per breve tempo arrestata dalla polizia ucraina, il ministro degli interni Anton Gerashenko ha tenuto a ringraziare personalmente gli agenti di detenzione tramite il proprio profilo Facebook per aver dimostrato spirito patriottico nel rifiutarsi di parlare russo alla giornalista detenuta. Subscribe to our channel to receive up-to-date information on the situation in Ukraine and current geopolitical events in Europe.